Buonasera, buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione. Deve rispondere di tentato omicidio aggravato il sedicenne che ha coltellato la sua insegnante all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso. Dall'ospedale intanto la professoressa ha chiesto dei suoi studenti e ha espresso la volontà di tornare quanto prima tra i banchi di scuola. I magistrati oltretutto stanno indagando anche sulla possibile premeditazione. Sentiamo Alberto Carreras. Tentato omicidio aggravato, è questa l'accusa che pende sullo studente di 16 anni dell'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso che lunedì scorso ha accoltellato la sua insegnante Elisabetta Condò di 51 anni. Il giovane ha utilizzato un grosso coltello di circa 30 cm di lunghezza che era di proprietà di suo padre, cacciatore. Secondo i medici, se la ferita fosse stata più profonda di un centimetro, la professoressa poteva ritrovarsi in pericolo di vita. Nell'operazione i medici hanno dovuto ricostruire i tendini del braccio destro. Nell'inchiesta i magistrati stanno valutando anche la premeditazione. Essendo il ragazzo venuto a scuola portandosi dietro il coltello del padre, avendo acquistato la pistola giocattolo e dunque già col possibile proposito di compiere un atto violento, il giovane ha accoltellato la professoressa alle spalle mentre era inchinata, poi ha usato la pistola per far fuggire i compagni di classe. Il sedicenne è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del San Paolo di Milano. Saranno necessari vari approfondimenti. Era stata l'insegnante a dargli 4 delle 6 note disciplinari e aveva preso un 2 per aver consegnato una verifica in bianco. Tuttavia gli altri insegnanti e i familiari non hanno mai percepito comportamenti allarmanti da parte del giovane. La prof dall'ospedale ha chiesto notizie dei suoi studenti e vuole tornare al più presto nella sua classe. Cosa rischia il giovane? A 16 anni l'imputabilità deve essere giudicata caso per caso dal giudice. Disturbi mentali comporterebbero il non luogo a procedere. In alternativa potrebbero scattare il collocamento in una comunità o il carcere minorile. Ora parliamo della giovane incinta di 7 mesi e scomparsa in provincia di Senago. Se non abbiamo ancora trovato Giulia perché non ho fatto abbastanza, vi chiedo di fare ancora uno sforzo. Questo è quello che chiede Chiara, la sorella di Giulia. Intanto nelle indagini condotte dai carabinieri, coordinate dalla Giunta di Milano Letizia Mannella, si sta cercando di costruire quel buco di ore tra la tarda serata di sabato, quando il telefono della donna è risultato non attivo, e domenica mattina, quando il suo fidanzato, barman in un albergo di lusso a Milano, è uscito di casa per andare al lavoro verso le 7. Nel pomeriggio, dopo essere rientrato, ha denunciato la sparizione della compagna. Ciò che è stato ricostruito al momento dell'inchiesta è che la giovane proprio sabato avrebbe litigato pesantemente col fidanzato dopo aver scoperto in quelle ore che il trentenne avrebbe avuto una sorta di vita parallela con un'altra donna, anche lei ignara dell'altra relazione, eppure lei rimasta incinta anche se aveva interrotto poi la gravidanza. E una studentessa di 19 anni è stata violentata mentre tornava a casa dall'università. È successo nel pomeriggio di ieri su un bus partito da Sesto San Giovanni e diretto a Monza. Il presunto aggressore, un 36enne egiziano, è stato bloccato dalla polizia a Monza e sottoposto a fermo ed indiziato di delitto. Tutto è accaduto poco prima delle 14. La studentessa era salita su un bus di linea, Sesto San Giovanni, verso Monza. Poco dopo le si è avvicinato un uomo che le ha rivolto prima apprezzamenti non graditi e poi è passato alle vie di fatto aggredendola e palpeggiandola. La giovane è riuscita a scappare e a scendere. L'aggressore l'ha seguita però per diverse decine di metri. In quel momento la 19enne ha notato e fermato una volante del 113 e qui ha chiesto aiuto raccontando quello che aveva subito e anche fornendo una descrizione accurata dell'aggressore. Proprio grazie a questi dettagli gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo e poi appunto a fermarlo. La 'Ndrangheta è il mercato degli affitti brevi. Sequestrati 3 appartamenti e un capannone a Lainate al clan Bandiera che stavano per diventare un B&B. Sentiamo. Sequestrati 4 immobili, 3 appartamenti, un capannone a Lainate a un boss della locale di 'Ndrangheta di Rho. Un patrimonio immobiliare notevole che sarebbe stato acquistato per una somma decisamente inferiore al valore reale e messo a reddito per riscuotere i canoni di locazione tramite persone di fiducia, progettando anche di adibire i locali a bed and breakfast. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Milano hanno eseguito un provvedimento di sequestro di prevenzione e messo a carico di Christian Bandiera, 49 anni, ritenuto elemento di spicco della locale di 'Ndrangheta di Rho,
figlio del vecchio boss della locale di Roy, il 74enne Gaetano Bandiera. Il 49enne, intercettato al telefono, diceva: ne voleva 140, gli hanno dati 70.000, anche se il notaio mi aveva detto di alzare la cifra, altrimenti si capisce che è una truffa. E spiega che la palazzina è intestata a un prestanome, perché io non posso avere niente di intestato. A carico del 49enne, già arrestato nel 2010 e condannato per omicidio, sono stati raccolti indizi di appartenenza all''ndrangheta, fin dal 2008, in continuità con la figura paterna, già condannata per reati associativi. Aveva agito con violenza e minaccia, aveva il controllo mafioso sul territorio di pertinenza, anche attraverso rapine, percosse e danneggiamenti seguiti da incendio. E la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i calciatori 23enni Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e per altri tre loro amici accusati di violenza sessuale nei confronti di una 22enne studentessa americana. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 marzo a Milano. L'udienza preliminare è stata fissata dal GUP Roberto Crepaldi per il prossimo 13 di giugno. E adesso vi facciamo vedere delle immagini bellissime, perché domani apre al pubblico la mostra Van Gogh The Immersive Experience, inaugurata oggi allo Scalo Farini. Un modo tutto nuovo e interattivo di approcciare l'arte del grande pittore olandese. In altre parole, ci si immerge nelle opere di Van Gogh. Vediamo come. Sdraiarsi nel bel mezzo di un campo di girasoli, anzi di quel campo di girasoli, guardare quel cielo stellato perdendosi dentro un mistero fatto di luci e ombre. I quadri del maestro olandese, in particolar modo il suo masterpiece, La notte stellata, sembrano sprigionare quasi un'energia cosmica in grado di pervadere lo spettatore. Ritrovarsi occhi negli occhi con il genio, tanto vicini da vedere distintamente la sregolatezza per eccellenza. Vivere Van Gogh, abbracciati dai suoi capolavori, immersi nel suo mondo e nell'arte. Questa è l'esperienza che propone la mostra che dal 1 giugno e per tutto il 2023 sarà allo Scalo Farini. 60 proiettori daranno vita a 350 opere del pittore olandese, consentendo ai visitatori una visuale a 360 gradi su una superficie di 2000 metri quadri tra pavimento, pareti e soffitto. 8 di questi quadri, i più iconici, si potranno attraversare letteralmente grazie a occhiali per la realtà virtuale. Altri sono stati ricreati fisicamente, dando l'opportunità di toccare ciò che in essi è rappresentato, come il mobilio della camera di Van Gogh. E non è finita qui. L'esposizione, tra l'altro, prevede anche la possibilità per visitatori grandi e soprattutto piccini di diventare artisti per un giorno. Come avviene questo? Sì, questa è abbiamo una zona interattiva per tutta la famiglia, dove puoi colorare una delle sue opere, dopo lo puoi mettere nel video, che dopo lo puoi vedere la tua opera progettato con la stessa tecnologia che facciamo nell'immersiva. Allora è veramente un'attività per tutta la famiglia. Van Gogh, come mai prima d'ora, una mostra suggestiva e avveniristica che ha già stregato oltre 5 milioni di persone e ora fa tappa a Milano. Bellissimo. Allora, continuiamo a parlare di arte e spettacoli, perché Beppe Sala, il sindaco di Milano, ha parlato dei concerti nella zona di San Siro, dicendo che il limite al numero di concerti all'anno di cui starebbero discutendo gli assessori competenti, ovvero 41, secondo lui è troppo stringente. Sentiamolo. Tra alcuni assessori ne avevano discusso, a me non l'avevano presentata. In quella formula, in ogni caso, quando me l'avrebbero portata, se me l'avessero portata, avrei detto che non sono d'accordo. Ma soprattutto non sono d'accordo perché non si può a estate inoltrata immaginare di creare problemi a chi sta lavorando. Dopodiché, quello che forse non ci ricordiamo è che c'era già un limite di concerti su San Siro. Il problema è che in quell'area, adesso a San Siro si è aggiunto l'ippodromo, si è aggiunto la Maura, quindi quello che io comunque ho chiesto quando sono stato informato della cosa è di trovare due cose chiedo, uno, una regolamentazione che prenda in esame le tre location insieme, e la seconda va fatta a questo punto in autunno per l'anno prossimo, nel senso che non si può farlo in corso d'anno con impegni già presi dai promoter.
Restiamo su Milano perché per le famiglie milanesi e le aziende quest'anno la tassa sui rifiuti costerà meno del previsto. Un altro ribasso che fornisce il Comune di Milano dopo quello dello scorso anno. Tutto questo grazie all'aumento delle superfici imponibili e questo è quello che ha detto l'assessore Emanuele Conte. Sentiamo. Buone notizie per i milanesi per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Nel 2023 le famiglie spenderanno meno rispetto allo scorso anno. La Tari negli ultimi due anni è diminuita del 7,6%. Quella che può essere considerata la tariffa media per nucleo familiare scende da 225 a 204 euro. Il Consiglio Comunale ha approvato le nuove tariffe con una riduzione del tributo per le utenze domestiche e ha confermato tutte le agevolazioni fissate nel 2019. Il gettito coprirà il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto da AMSA, pari a circa 299 milioni di euro. Dal 2021 a oggi il costo complessivo medio, come dicevamo, è diminuito del 7,65%, il costo medio per le utenze non domestiche, cioè aziende e imprese, del 2,3%. In un momento storico in cui le famiglie milanesi devono far fronte a rincari legati all'inflazione e al costo dell'energia, ha affermato l'assessore al bilancio Emanuele Conte, il Comune di Milano, ottimizzando il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha ridotto il tributo a carico dei contribuenti milanesi. La diminuzione della Tari per il 2023 conferma il trend degli ultimi anni, parallelamente all'aumento delle utenze registrate, che sono cresciute negli stessi anni di oltre 50.000 unità. A incidere sulla riduzione della tassa sui rifiuti, ha spiegato Conte, anche l'aumento delle superfici imponibili, sia dichiarate sia accertate, a conferma del fatto che il contrasto all'evasione può permettere di ridurre il carico fiscale che grava su cittadini e imprese e migliorare la qualità dei servizi alla città. Funzionari del Comune di Milano sono arrivati questa mattina nel giardino di Via Montello al centro del dibattito sulla protezione del glicine e dei quattro tigli presenti per la presa in consegna dell'area destinata a ospitare il nuovo Museo della Resistenza. Di ieri la notizia del sindaco Giuseppe Sala che ha previsto di salvare gli alberi presenti, quindi tigli e il glicine, grazie a una modifica al progetto. Quindi sostanzialmente il sindaco Sala ha detto che verrà fatto il museo, ma ha salvato il glicine e salvati anche i quattro tigli. Ecco, nonostante questa decisione del sindaco, nell'area sin dal mattino sono stati numerosi gli ambientalisti che hanno intonato con cori e canti riuniti in cerchio per protestare in maniera pacifica nonostante appunto qualche momento di tensione quando sono arrivati i funzionari. Sostanzialmente questi ambientalisti non sono soddisfatti della decisione del sindaco di salvare i glicini e i quattro tigli, cioè per loro non è abbastanza. Sentiamo la presidente del comitato promotore, proprio Baiamonti. La vittoria di ieri per noi è un fatto positivo, però è anche un po' una vittoria di Pirro, diciamo, un compromesso a ribasso, in quanto noi come Baiamonti Verde Comune siamo attivi dal 2017, ci siamo presi cura di tutta quest'area verde e abbiamo sempre avuto una posizione precisa e coraggiosa, perché noi chiediamo che anche tutta l'area verde sia annessa al giardino esistente e che quindi vada a inglobare anche l'area del glicine. Diciamo che questa battaglia per salvare quattro piante a noi sembra un po' riduttiva, perché qui la questione non è salvare i singoli elementi botanici, la questione è proprio diciamo salvaguardare le aree verdi, le infrastrutture verdi della città. Quindi non è sufficiente per loro quello che ha deciso Sala. Adesso invece un'altra decisione del Comune di Milano è quella di chiudere il centro Saini e l'assessore Riva non ha comunicato bene quando sarà riaperto. Quindi chiude uno degli storici centri con una piscina e altri centri sportivi a Milano e appunto non si sa quando riaprirà. Tutto questo ha suscitato la reazione polemica della Lega. Sentiamo il capogruppo Alessandro Verri.
Siamo molto preoccupati per le sorti del centro sportivo Saini. L'amministrazione oggi, tramite l'assessore Riva, in commissione ha annunciato la chiusura del centro sportivo già da ottobre 2023. Una preoccupazione che deriva dal fatto che non si sanno ancora i tempi certi, non si ha quindi un cronoprogramma, non si ha un progetto definitivo, non si sa ancora che fine faranno le 50 e oltre associazioni e federazioni che oggi vivono all'interno di questo importantissimo centro. Una gestione che dimostra ancora una volta un fallimento da parte di questa amministrazione, che invece di tutelare, in particolare far vivere delle realtà fondamentali per il nostro territorio, oltre a chiuderlo non dà neanche certezze per il futuro. Due studenti universitari di 23 anni, maschio e femmina, sono stati sorpresi a passeggiare su una gru alta 35 metri a Milano. I due, stando alla testimonianza, erano visibilmente alterati e sono stati denunciati per ubriachezza molesta. A intervenire intorno alle 2 di notte in via Formentini è stata una volante della polizia. Gli agenti li hanno visti camminare in piedi sul braccio della struttura dopo aver scavalcato una protezione alla base per arrampicarsi e li hanno convinti, per fortuna, a scendere. Cambiamo argomento: è in peggioramento rispetto allo scorso anno la situazione del reperimento del personale nel terziario. Alberghi, bar e ristoranti non riescono a trovare personale. Orari molto impegnativi e retribuzione considerata non adeguata allontanano i giovani da questi possibili sbocchi lavorativi. E l'allarme è lanciato da Confcommercio di Milano. Peggiora l'allarme lavoro nel settore del terziario. Quasi 8 imprenditori su 10 vorrebbero assumere, ma non riescono a trovare personale. Mancanza di competenze, ma anche la difficoltà di trovare persone disposte a lavorare nei festivi e in orari serali o notturni. A fine maggio 2022 il 58% delle imprese del terziario a Milano, Monza e Lodi prevedeva nuove assunzioni, ma 8 su 10 non trovavano personale. Adesso, a fine maggio 2023, il 78% ha in previsione nuove assunzioni, ma quasi 9 imprese su 10 hanno difficoltà nel reperire personale. E quanto emerge dall'aggiornamento dell'indagine di Confcommercio di Milano? È difficile in questo momento reperire soprattutto nella ristorazione, nella ricettività, nei servizi alle imprese. Molto spesso i candidati non accettano a causa di orari molto impegnativi e della retribuzione che viene giudicata troppo bassa a fronte dell'impegno necessario. Il mondo del lavoro in questi ultimi anni è profondamente cambiato e sono cambiate anche le aspettative di lavoratrici e lavoratori che chiedono maggiore libertà e maggiore crescita professionale. A Milano è tornato un turismo internazionale con maggiori fiere, congressi e di conseguenza è fondamentale avere lavoratori e lavoratrici qualificati. Quindi è pertanto importante puntare su un abbattimento del cuneo fiscale, sgravi fiscali e contributivi affinché le imprese milanesi non solo rimangano sempre più competitive sul mercato e nello stesso tempo proseguire negli investimenti nella formazione professionale, soprattutto nei confronti dei lavoratori giovani. Regione Lombardia in visita a Pieve San Giacomo allo stabilimento Gennaro Auricchio S.P.A. eccellenza lombarda dei prodotti caseari. Gli assessori regionali Guidesi allo sviluppo economico e Beduschi all'agricoltura hanno incontrato i vertici dell'azienda e visitato i reparti. E sono quelle eccellenze, quelle incredibili eccellenze di cui gode la nostra regione dal punto di vista alimentare in questo caso, ma anche dal punto di vista produttivo rispetto alla capacità che hanno i singoli lavoratori dal punto di vista artigianale, poi dopo di sviluppare i prodotti che vengono venduti in tutto il mondo, e questa è una grande caratteristica dell'ingegno e della capacità lombarda, tutte le volte di innovarsi e rinnovarsi, mantenendo la grande tradizione di qualità, di servizio e che ci fa vincere la competizione in tutto il mondo. Dico sempre che la cosa importante è fare conoscere queste grandi leccornie, questi grandi gioielli che sono quelli che produciamo. L'unico mio grandissimo dispiacere è doppio. Il primo, che siamo copiatissimi, evidentemente vuol dire che facciamo le cose buone. E il secondo, sono assolutamente arrabbiatissimo con il Nutri-Score, cioè l'etichetta semaforo, perché l'etichetta semaforo è riduttivo per chi produce dal grana padano il parmigiano reggiano, che ricordiamoci che viene prodotto anche nella bassa mantovana, quindi regione Lombardia, al gorgonzola, al taleggio, al quartirolo, allo stracchintun, ovviamente al provolone. Facciamo dei prodotti eccezionali e qualcuno vuole che ci mettiamo l'etichetta semaforo. È una vergogna.
Cambiamo argomento, in Curia Milano questa mattina è stato presentato con un intervento dell'Arcivescovo il primo bilancio di missione dell'Arcidiocesi di Milano. Quasi 52 milioni di risorse sono state destinate alle attività degli enti centrali e collegati della Chiesa Ambrosiana. Sentiamo Anna Maria Braccini. Un bilancio sicuramente molto significativo per quello che rappresenta, perché è la prima volta che viene stilato dall'Arcidiocesi di Milano, per i numeri che illustra, ma anche per il suo valore di esemplarità. È il primo bilancio di missione, appunto, dell'Arcidiocesi di Milano, presentato nella sala delle conferenze della Curia alla presenza dell'Arcivescovo. Per l'anno 2021-2022 sono stati quasi 52 i milioni di euro destinati alla cura pastorale e amministrativa e per il sostegno delle attività e progetti diocesani sul territorio. Dei 51.899.868 euro, il 30% sono stati destinati ad attività di vigilanza canonica, consulenza amministrativa e servizi, il 19% ad attività di indirizzo pastorale, attraverso percorsi di coordinamento e formazione, il 51% al sostegno di attività e progetti sul territorio, tramite la gestione diretta di opere e l'erogazione di contributi per finalità specifiche. Di queste risorse il 38% proviene dai fondi della Conferenza Episcopale Italiana, l'8 per mille ordinario, straordinario e i bandi, il 37% da contributi tipici provenienti da parrocchie, enti e privati, il 23% da servizi relativi alle attività commerciali delle società diocesane, il restante 2% proviene dall'utilizzo di riserve interne, il che significa che le risorse impiegate hanno superato di poco le fonti. Noi sentiamo la responsabilità, ecco, di fare un bilancio di missione per rendere conto che le risorse sono effettivamente destinate alla missione della Chiesa, che è quella di annunciare il Vangelo, di prendersi cura dei poveri, di favorire l'educazione dei giovani. Vi ricordo che dopo questo telegiornale Il Meteo sarà trasmessa la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera un approfondimento sul bilancio di missione 2021-2022 della Diocesi. Con questo è veramente tutto, vi ricordo in prima serata, ovviamente come tutti i mercoledì, Nova Stadio. Arrivederci.